I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno sono il risultato di un complesso gruppo di investimenti infrastrutturali che si articolano in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte. A spiegarlo oggi al presidente De Luca e anche alla stampa è stato il responsabile GESAC Andrea Guglielmi. Il piano di sviluppo dell'aeroporto di Salerno prevede interventi infrastrutturali per un importo complessivo di 257 milioni di euro fino al 2043, divisi tra finanziamenti pubblici e privati che in maniera graduale consentiranno di accogliere 6 milioni di passeggeri. Sono inoltre previsti ulteriori 150 milioni a carico della Regione per il potenziamento delle infrastrutture di accesso all'aeroporto. Dallo scorso mese di luglio sono iniziati i primi lavori di bonifica da ordigni bellici. Dall'inizio di quest'anno gli interventi hanno subito un ulteriore significativo impulso con le prime attività di realizzazione della nuova pista di volo. Allora, gli ostacoli sono, come dire, all'ordine del giorno in questo tipo di attività di lavori, sono lavori complessi, sono la somma di diverse attività, no, che si vanno a intrecciare. In questo momento, come avete visto, sono diciamo in corso i lavori di prolungamento della pista. È una prima parte della cosiddetta fase 1 che consentirà di aprire l'aeroporto al 2024. Parallelamente a questo proseguono le attività di esproprio e quindi l'acquisizione delle aree che consentono e consentiranno sia il primo prolungamento a 2000 metri ma anche un secondo prolungamento a 2200 metri. Allo stesso modo è stata, diciamo, aggiudicata recentissimamente, una decina di giorni fa, la gara per la progettazione integrata di tutti quelli che sono le altre attività di completamento dell'aeroporto. Allora, l'aeroporto, tenete conto che è una città. Quindi realizzare un aeroporto significa realizzare diversi interventi che si sommano, si integrano e si completano. Quindi ripeto, oggi quello che vedete è la prima parte e riguarda il primo prolungamento della pista a 2000 metri. Adesso stiamo partendo con l'attività di progettazione del terminal, dell'ulteriore prolungamento, delle infrastrutture di completamento, delle infrastrutture di accesso alla viabilità, quindi sono tutta una serie di attività abbastanza complesse che porteranno prima fase 2024 apertura per una categoria di voli e quindi poi proseguiranno poi successivamente con gli step previsti dal master plan. Ecco, quindi in questo momento noi stiamo seguendo quello che ci dice il nostro master plan, che divide proprio concettualmente in due grandi fasi, fase 1 al 2024, fase 2 successivo completamento per poi consentire a Salerno di avere 6 milioni di passeggeri. Il presidente De Luca ha avuto naturalmente modo di soffermarsi con ottimismo sui tempi di realizzazione dell'aeroporto. Siamo in perfetta media inglese, facendo riferimento anche alle difficoltà registrate nelle pratiche per gli espropri. Siamo in perfetta media inglese e lei conosce un'opera pubblica in Italia che non abbia registrato ricorsi da parte di qualcuno. Perfino i 5 Stelle hanno avuto un ricorso, Carla. Comunque, lasciamo perdere. Verificheremo nei tribunali amministrativi anche questi ricorsi. La società cerca di lavorare con il massimo di senso di responsabilità, di ricerca anche di convergenze, di intese con i proprietari, ma è del tutto evidente che non si può bloccare un'opera strategica per lo sviluppo non solo della provincia di Salerno, ma anche dell'aeroporto di Capodichino, che non ha più possibilità di espansione. Quindi noi dobbiamo puntare ad avere in Campania almeno altri 6-10 milioni di viaggiatori. Quest'opera deve andare assolutamente avanti.